triangoli che non sono necessariamente triangoli rettangoli, utilizziamo il teorema dei seni e il teorema dei coseni. Per i nomi nel triangolo si usa questa convenzione di mettere le lettere in sequenza nell'ordine antiorario, così ABC, e alfa è l'angolo opposto ad A, beta è l'angolo opposto a B e gamma è l'angolo opposto a C. Allora, nel teorema dei seni abbiamo il rapporto tra un lato e il seno dell'angolo opposto, che è uguale a quello degli altri lati e i seni degli angoli opposti. Il teorema dei coseni sembra difficile da ricordare, ma non lo è tanto. Allora, qua abbiamo uno dei lati al quadrato, uno qualsiasi. Qui abbiamo il coseno del lato opposto. Qui abbiamo gli altri due lati al quadrato e abbiamo sempre meno 2, il prodotto di questi due lati, ancora moltiplicati col coseno. E funziona lo stesso per tutte e tre le forme, perché possiamo scegliere uno qualsiasi dei tre lati qui. E da notare che questa terza forma ha come caso particolare il teorema di Pitagora se chiamiamo C l'ipotenusa, come siamo abituati. Se C l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, quindi caso particolare di questo, in quel caso gamma, che è l'angolo opposto a 90 gradi, coseno di 90 gradi è 0, quindi questo termine sparisce, abbiamo C al quadrato al quadrato più B al quadrato. Caso particolare, questo è il teorema di Pitagora. Adesso usiamo questi teoremi per calcolare tutte le quantità di un triangolo, diciamo dove sono noti i tre lati, A, B e C. E dobbiamo calcolarci quindi tre angoli. Allora, non si può utilizzare adesso in questo caso il teorema dei seni perché dobbiamo conoscere almeno uno degli angoli. Perciò utilizziamo il teorema dei coseni. Scriviamo questa prima forma. A al quadrato è b al quadrato più c al quadrato meno 2bc coseno di alfa. E adesso, a noi interessa trovare coseno di alfa, quindi prendiamo questo termine, lo portiamo dall'altra parte, prendiamo questo termine e lo portiamo dall'altra parte. Qui questo meno diventa un più perché abbiamo portato dall'altra parte. 2bc coseno di alfa è uguale a b al quadrato più c al quadrato meno a al quadrato. Adesso tutta l'equazione la divido con 2bc, così ottengo coseno alfa è uguale b al quadrato più c al quadrato meno a al quadrato fratto 2bc. Mettiamo i valori, coseno di alfa è uguale, allora b al quadrato 3 al quadrato è 9, radice di 2 al quadrato è 2 più c al quadrato. Qua devo fare il quadrato di un binomio. Allora il primo al quadrato, 3 al quadrato è 9, più 2 per il primo per il secondo, più 6 radice di 3, più il secondo al quadrato, radice di 3 al quadrato è 3. Poi meno al quadrato, meno 2 al quadrato è 4, radice di 3 al quadrato è 3, fratto 2, allora per 3 radice di 2, per 3 più radice di 3. 9 per 2 fa 18, più 9 più 6 radice di 3, più 3 meno 12, fratto, 2 per 3 fa 6, 6 radice di 2, 3 più radice di 3. Allora, 9 più 3 fa 12, meno 12 fa 0, questi vanno via. Qui abbiamo 18 più 6 radice di 3, si può raccogliere 6. Qui mettiamo 3 più radice di 3 e sotto 6 radice di 2, 3 più radice di 3. Vediamo che vanno via il 6 e 3 più radice di 3. Rimane 1 fratto radice di 2 e possiamo razionalizzarlo, moltiplicare sopra e sotto con radice di 2. 1 per radice di 2 è radice di 2 e radice di 2 per radice di 2 è 2. Quindi coseno alfa è radice di 2 mezzi. O usate la calcolatrice scientifica, calcolate arcoseno radice di 2 mezzi, oppure dovete ricordarvi che questo è proprio uno dei valori particolari per cui conosciamo l'angolo, e l'angolo è proprio 45 gradi. Coseno è 45 gradi, radice 2 mezzi.
Tra l'altro, anche il seno di 45 gradi e radice 2 mezzi hanno lo stesso valore per 45 gradi. Adesso abbiamo trovato alfa e me lo scrivo qua. Adesso cerchiamo beta. Possiamo utilizzare il teorema dei seni, perché comunque è più breve di questo. E visto che C è un'espressione un po' più complicata, usiamo l'uguaglianza tra questo e questo. A fratto seno alfa è uguale B fratto seno beta. Visto che ci interessa beta ed è al denominatore, dobbiamo portare il numeratore, possiamo fare questo. Questa frazione uguale a questa frazione, possiamo invertirle entrambe. Seno alfa fratto A è uguale seno beta fratto B. Adesso, visto che ci interessava questo, moltiplichiamo l'equazione con B, tanto possiamo isolarlo anche a destra, e otteniamo B seno alfa fratto A è uguale, qua va via, seno beta. Allora, seno beta è uguale. Allora, B era 3 radice di 2, seno di 45 gradi, anche radice di 2 mezzi, uno di quei valori noti, A è 2 radice di 3. Allora, radice di 2 per radice di 2 fa 2, fratto 2 vanno via. E qui ho 3 fratto 2 radice di 3, moltiplico sopra e sotto con radice di 3. Allora, ho 3 radice di 3 fratto, qua radice di 3 per radice di 3 fa 3, ho 2 per 3, 3 va via, ho radice di 3 mezzi. Quindi seno beta radice 3 mezzi, anche questo è uno di quei valori noti, e quindi beta vale 60 gradi. Beta è 60 gradi, me lo scrivo lì. Adesso, per trovare il terzo angolo, non serve usare questi teoremi, basta sapere che la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi, quindi l'angolo gamma sarà 180 gradi meno la somma degli altri due, meno alfa più beta. In questo caso 180 gradi meno 45 più 60 fa 105 e quindi troviamo 75 gradi. Lo scrivo direttamente qua, 75 gradi. Adesso, volendo, abbiamo trovato tutti gli elementi del triangolo, però volendo possiamo anche trovare l'area facilmente. Lo facciamo giusto uno schizzo, magari con gli angoli perché ci aiuta. A, B, C. Allora, opposto ad A c'è alfa, che abbiamo detto è 45 gradi, opposto a B c'è beta, che è 60 gradi, opposto a C c'è gamma, che è 75 gradi. Allora, perché ho fatto questo? Noi per calcolare l'area dobbiamo trovare l'altezza del triangolo su uno dei lati. In realtà una qualsiasi delle tre altezze ci va bene. Diciamo che guardiamo un po' i triangoli, adesso capirete subito perché. Diciamo, boh, prendiamo questo qua, quindi prendiamo la altezza sul lato A, l'altezza sul lato A. Perché faccio questo? Perché qua vedete che l'altezza è perpendicolare al lato, no? Allora questo è un triangolo rettangolo e posso usare la definizione di seno e coseno, posso utilizzare quelle definizioni nel triangolo rettangolo. Allora, qui abbiamo 60 gradi e altezza su A è il cateto opposto. Visto che si parla del cateto opposto, userò il seno. Seno di 60 gradi, quindi è cateto opposto fratto ipotenusa. Altezza su A fratto C, dentro questo triangolo rettangolo. A noi ci interessa altezza su A, moltiplico l'equazione con C. Allora, C per seno 60 gradi è uguale altezza sul lato A. Calcolo, allora altezza sul lato A è cateto
3 più radice di 3, seno di 60 gradi è radice di 3 mezzi, uno di quei valori noti. Adesso potrei anche andare a moltiplicare, però vediamo come viene fuori l'area, perché questo ci interessava solo per via dell'area. Allora, l'area di un triangolo è un lato qualsiasi per l'altezza su quel lato diviso 2. In questo caso, oppure invece diviso 2, mettiamo un mezzo di A per altezza sul lato A. Potremmo mettere anche B altezza su B o C altezza su C. Allora, un mezzo. A è 2 radice di 3. Altezza su A, mettiamo questa espressione. Allora, qui questo 2, abbiamo questo 2. Radice di 3 per radice di 3 fa 3, quindi 3 mezzi. 3 più radice di 3. Questi sono centimetri quadrati, perché è un'area. Ok, per favore mettete mi piace, iscrivetevi, grazie.